quando ci sono cose belle, ci piace essere anche noi come procura, non solo per parlare di cose brutte, di reati, ma anche una cosa così bella. Noi abbiamo solo fatto il dissequestro di quell'area. Firmato questa mattina a Palazzo San Giacomo un accordo fra il Comune di Napoli e la società Sistemi Urbani delle Ferrovie dello Stato per il recupero della stazione Bayard, capolinea della linea Napoli-Portici, che nel 1839 fu la prima ferrovia d'Italia. L'accordo prevede la riqualificazione dell'area che nello scorso febbraio era stata in parte sottoposta a sequestro. C'è la possibilità che quell'area venga valorizzata sia il territorio e i beni che sono del comune saranno sottratti, sia questa ferrovia che sarà sicuramente ristrutturata come le ferrovie stanno facendo in tanti posti d'Italia, quindi è un'occasione importante. Dal 1978 queste aree erano state consegnate al comune ma mai acquistate dal comune, quindi il comune ha costruito una scuola, la sede della municipalità, una serie di servizi su delle aree che non erano sue. Insomma, questa è una delle tante scoperte che abbiamo fatto in questi mesi. La stazione Bayard e l'impianto sportivo Villa Giochiamo diverranno di proprietà della società Sistemi Urbani, che si impegna a mantenerne l'uso pubblico. Gli uffici della seconda municipalità, che erano stati in parte collocati nella stazione, saranno spostati in un'altra sede. Ne abbiamo dovuto pagare oggi quello che si doveva pagare 40 anni fa, quindi abbiamo dovuto trovare al bilancio 1.400.000 euro per acquistare quelle aree che il comune aveva utilizzato ma in realtà non aveva mai pagato. Nell'ambito di questa riorganizzazione poi invece la parte che è relativa alla Bayard ritorna nella disponibilità di Ferrovie con l'impegno di un restauro che metterà la stazione Bayard nell'ambito del sistema museale che è legato pure a Pietrarsa, là verranno portate anche delle locomotive e quindi diventerà insomma un punto importante dal punto di vista anche della valorizzazione turistica di quell'area.